Allora, signori, buonasera, vi do il benvenuto al secondo Apericinema della seconda edizione, della seconda giornata del Fernando Di Leo Short Film Festival. Un applauso all'Apericinema e ai nostri bellissimi ospiti che vi vado a presentare. Abbiamo qui Fabio Santoro. Fabio Santoro, che a breve ci spiegherà cosa fa nella vita e come mai si trova qui stasera. E poi a rappresentare Calibro 9 abbiamo Mauro Russo ed Alessandro Alfieri. Un applauso. Un applauso anche a Simona Casamassima, madrina ufficiale del Fernando Di Leo Short Film Festival. Allora, come promesso, vi faccio spiegare subito dagli ospiti chi sono, perché si trovano qui, e vi chiedo di fare... Iniziamo facendo un gioco, no? Con il nostro pubblico. Descrivetevi con tre frasi a testa, per farci capire cosa siete, chi siete, cosa fate, il vostro rapporto col cinema, e direi che iniziamo da Fabio. Tre frasi. Allora, sono alto, bello, biondo. Ma non sono frasi, manca il verbo. Sono bello, sono alto, sono biondo, sono un content creator a tema cinema e serie TV, mi occupo principalmente di parlare della mia passione, quindi di cinema mainstream quando serve, ma anche di cinema un pochettino più sotterraneo, diciamo così, e parlo appunto di curiosità cinematografiche, di news cinematografiche, anche di analisi del box office. E bene o male, appunto, è questo il ciò che mi occupo. Ok, perfetto. Grazie mille. E ora, dato che vi ho detto che è un gioco, in realtà dall'altra parte gli altri concorrenti stanno già barando, perché sono in due contro uno. Quindi vi do un bonus. Mauro, tu ci spieghi con tre frasi chi sei, e Alessandra, tu ne hai una per dirci che cos'è Calibro 9. Okay, buonasera a tutti. Calibro 9 è una casa di produzione video che parte principalmente da video musicali, quindi abbiamo fatto vari video musicali in tutta Italia, ma la passione è andare nel cinema, e il cinema, quindi arrivare a fare film, ne abbiamo già fatto uno, serie varie, quindi questo è lo scopo e questi al momento siamo. Vai Alessandro. Confermo quanto ha detto Mauro su Calibro 9. Siamo una produzione e ci mettiamo davvero tutto l'amore che abbiamo per il cinema. E forse questo ci differenzia dalle altre case di produzione, perché noi appunto creiamo dei video molto più cinematografici piuttosto che come dire, fashion, si usano parecchio nei videoclip. Invece noi ci battiamo, cerchiamo di costruire una storia, di raccontare un qualcosa che vada oltre appunto l'immagine, il playback dell'artista. Grazie mille. Allora, inizio facendo una domanda che vale per entrambi, per vedere un attimo i due punti di vista. È qualcosa di molto attuale, volendo anche un pelino tecnico, ed è una riflessione che mi è partita da una delle ultime serie, delle serie più recenti prodotte, che è Secret Invasion, una serie di casa Marvel, non so se avete seguito, in caso non perdete tempo, Fabio sicuramente l'ha vista e vi potrà confermare, non perdete tempo. Però perché vi parlo di questa serie? Perché ha fatto molto scalpore il fatto che la sigla di questa serie fosse stata realizzata da un'intelligenza artificiale, che è un argomento su cui si sta dibattendo tantissimo. Quindi volevo chiedere a entrambi, che cosa ne pensate dell'intelligenza artificiale e dello spazio che si sta prendendo per forza di cose nel cinema, nell'industria cinematografica, soprattutto perché abbiamo l'esempio di questa sigla realizzata, però poi vedendo anche le produzioni di Calibro 9, che sono così differenti tra di loro, che cercano di rispecchiare l'artista piuttosto che il pezzo in sé, pensate mai che queste intelligenze artificiali possano diventare per questo medium una minaccia reale per chi ci lavora dentro? Allora, partiamo dal presupposto che io ho la fortuna di non fare arte, ma semplicemente mi limito a guardare e commentare ciò che vedo, quindi lascio l'arte ai ragazzi di Calibro 9. Diciamo che la questione Secret Invasion e la sigla di Secret Invasion, la polemica è nata perché appunto è ancora un mezzo super giovane, ancora in divenire, ancora devono creare delle leggi per controllare questo tipo di tecnologia che
è super interessante, che potrebbe comunque aiutare tantissimo gli artisti, anche perché mi vengono in mente per esempio i film della Pixar, l'animazione della Pixar comunque da sempre c'è sempre comunque l'aiuto della tecnologia, dei computer. Mettiamo un fotogramma di un film, sono 24 fps, 24 frame, comunque magari si fa primo frame e ultimo frame, poi il resto comunque per esempio i capelli che si muovono, c'è comunque la tecnologia che ti viene in supporto dell'artista. Diciamo che è stata anche abbastanza, come posso dire, diciamo la questione della Marvel, sono riusciti a gestirla bene, perché la polemica è nata inizialmente, poi comunque sono riusciti a spiegare ciò che è successo, perché appunto la questione dell'intelligenza artificiale è, si va a prendere immagini da internet senza i diritti e si praticamente rimodella quelle immagini lì, creando appunto delle immagini nuove senza avere appunto i diritti. La Marvel non ha fatto questo, comunque ha utilizzato delle immagini che, di cui aveva i diritti, e quindi poi comunque c'erano dietro 8-9 persone a realizzare comunque questa sigla, quindi diciamo che non credo che sostituirà al 100% l'arte, credo che alla fine si riuscirà a ritrovare una via di mezzo, anche perché comunque in questo periodo ci sono degli scioperi proprio degli attori, degli sceneggiatori, anche per la questione intelligenza artificiale, quindi sicuramente si riuscirà a trovare un modo per unire l'utile al dilettevole, quindi utilizzare questa tecnologia per il bene. Poi comunque non voglio fare il discorso ma prima il lavoro, ci rubano il lavoro, perché diciamo è sempre stato così, la tecnologia comunque a un certo punto andrà a sostituire determinati lavori, è ovvio che si andrà così, però non credo che lo andrà a sostituire al 100%, almeno questa è la mia modesta opinione. Abbiamo capito che è fan della Marvel, però e condivido appieno, cioè ogni cosa nuova fa paura, quindi anche questa fa molto paura per chi lavora nel settore. Però è una cosa che parte, diciamo, anche dai produttori, quindi i produttori poi devono tutelare attori, registi e chi lavora, quindi per questo poi sicuramente si faranno delle leggi. Io la sto studiando da lontano, sta prendendo piede sempre di più anche nei videoclip, perché adesso con le applicazioni riesci a fare ste grafiche, cioè, ma ci sono le applicazioni, metti un volto e il volto si trasforma in varie grafiche. Molti video attualmente anche di artisti famosi hanno tentato di fare con l'intelligenza artificiale video musicali, ma poi YouTube li era bloccati per i diritti, quindi non sono andati avanti, hanno dovuto mischiare tra girato normale, quindi è una cosa, spero che iniziano a ragionare un po' su leggi e cose da bloccare. Questo però parte prima, in primis dai produttori, a bloccare diciamo l'intelligenza artificiale nel cinema. Niente, Alessandro è d'accordo con me. A Marvel ti piace? No. Ribadiamo, sono due contro uno. Va bene, allora, dato che comunque facciamo appunto questo per il cinema, quindi facciamo un aperitivo che ci porta poi al cinema nel nostro discorso principalmente, e quindi parliamo prima del vostro lavoro, dei vostri videoclip, usandoli come collegamento per il cinema, per i lungometraggi, perché tu non hai lavorato soltanto a clip musicali, ma hai avuto anche delle incursioni in campo cinematografico. Qual è la differenza nel lavorare su un clip, su una clip musicale e su un lungometraggio propriamente detto poi? Allora, i videoclip musicali in Italia, a parte qualcuno, tipo che so, videoclip di Rovazzi, riusciamo a girarli in una settimana, 10 giorni, ma sono budget film, da film, i videoclip di Rovazzi. Invece gli altri videoclip vanno girati in un giorno, massimo due. Quindi questa è già una differenza con un film. È impossibile da girare in così poco tempo, no? Quindi c'è una preparazione diversa, c'è una troupe diversa, la preparazione proprio al film, quindi c'hai un mese prima, devi preparare il film, sul videoclip al massimo vai, vedi le location un giorno prima
e giri il giorno dopo, quindi non c'ha, questa è una delle cose principali. Poi devi far recitare gli attori nel videoclip, è difficile perché c'è tutto, c'è la canzone, quindi deve fare il playback l'artista, se c'è un girato un po' stile cortometraggio lo devi far rientrare in 3 minuti di canzone, playback artista e attore che recita senza farlo parlare, quindi il videoclip è molto complicato, ma è una buona palestra per il cinema. Detto, tu ti sei occupato anche di cinema con il tuo lungometraggio Cobra non è, ce ne vuoi parlare un attimo? Sì, allora Cobra non è il mio esordio cinematografico, è uscito purtroppo in pandemia, dovevo andare al cinema ma è uscito proprio con l'inizio della pandemia, quindi non sapendo cosa fare abbiamo venduto lo streaming, è andato su Prime, è ancora su Prime. Quindi parte sempre diciamo dai videoclip, perché ha un soggetto, una storia che parte da un rapper in discesa, è un rapper in discesa col suo manager, erano super famosi, riempivano gli stadi e adesso fanno le discoteche con 100 persone, 50 persone, e il manager dice guarda, se tu fai, quindi una cosa molto moderna che succede adesso, se tu fai una collaborazione con uno youtuber, un tiktoker moderno, no che canta, lui non canta, un tiktoker moderno, riesce a fare di nuovo il botto di prima, lui essendo un rapper vecchia scuola, old school, non vuole, ma alla fine lo convince perché i soldi sono tanti, ma devono riuscire, il tiktoker gli chiede 100.000 euro e loro devono recuperare tutti questi soldi in una notte perché sono degli squattrinati. E riescono in qualche modo, insomma vedetelo, sono vi tolgo poi il bello, in una notte a cercare di recuperare sti soldi per fare questa collaborazione con sto tiktoker youtuber, e affronta, poi ci sono vari personaggi che incontrano durante la notte, molti particolari, dai nazi vegani, ci sono questi nazi vegani, vari personaggi, vedetelo, vi divertite. Sì, infatti Cobra Night si chiama, diciamo, per l'estero, acquistato all'estero, è Cobra Night. Perfetto. Allora, dal momento che abbiamo citato YouTube e TikTok, ora per forza dobbiamo passare a Fabio. Allora, Fabio, tu sei attivo su YouTube, TikTok e Instagram e sei un po' in un certo senso la voce nel popolo, nel senso il tuo content principale è la reaction al trailer piuttosto che la recensione del film vero e proprio. Ho visto che diverti un sacco quando devi demolire i film, ti apprezzo tantissimo per questo, però ovviamente sono 3 social diversi con 3 linguaggi diversi, 3 pubblici diversi. Ti è mai capitato di avere, magari non dico uno scontro con il pubblico, ma di avere un brutto riscontro a seconda di dove stavi appunto esprimendo il tuo, stavi pubblicando il tuo contenuto? Allora, come hai detto tu, sono proprio 3 social completamente diversi, con un target completamente diverso. TikTok è un pubblico molto più giovane, anche paradossalmente più educato, perché i problemi più grandi, problemi tra mille virgolette, sono arrivati con Instagram e soprattutto YouTube, perché lì c'è un pubblico già di persone molto più adulte, che hanno una determinata visione della vita e che quindi quando li vai a smontare, sempre tra mille virgolette, quella determinata visione, ti attaccano la mamma, la sorella. Però diciamo mi diverto tanto appunto di parlare della mia passione, non me la prendo neanche, ovviamente arrivano i commenti negativi, soprattutto appunto da Instagram e YouTube. Ultimissimo il video che ho fatto appunto a tema Barbie, ne stavamo pure parlando prima nel pre-onda, dove appunto ho parlato bene del film, siccome appunto è un film abbastanza divisivo, vogliamo dire, per me intelligentissimo, perché comunque ha attirato l'attenzione di un pubblico vastissimo, sta facendo incetta di soldi, soprattutto, cioè anche in Italia sto vedendo veramente tantissima gente, un sacco di persone vestite di rosa che vanno al cinema, roba mai vista, c'è un fermento così grande, un hype così tanto, e qui torniamo alla Marvel, non lo vedevo dai tempi di Avengers Endgame probabilmente, e appunto parlando bene di un film così tanto divisivo mi sono ritrovato appunto molti commenti
negativi che vanno veramente dall'insulto più becero, che adesso non starò a dire, a non capisci niente di cinema, ok? Però appunto principalmente questi problemi arrivano su YouTube e Instagram. TikTok stranamente, sarà perché forse l'algoritmo di TikTok funziona molto meglio, cioè riesce a filtrare molto meglio i commenti negativi, quindi magari i commenti arrivano ma io non li leggo, invece su YouTube e più Instagram è proprio veramente a briglia sciolta, sì dai insultatemi pure tranquilli, appunto su YouTube e Instagram arrivano di più, TikTok sono più gentili, forse perché sono talmente tanto bambini che non hanno ancora scoperto le parolacce probabilmente, questa è una mia teoria, però appunto è anche interessante comunque interfacciarsi a un pubblico così diverso, anche perché vedi opinioni diverse, punti di vista diversi, quindi è molto interessante. Sempre a proposito di diversità nel proporre un singolo medium, a me piace tantissimo la diversità che proponete nelle produzioni di Calibro 9. Si passa da video di Nitro un po' più dark, un po' più scuri, fino ad arrivare a, che ne so, Annalisa, che per forza di cose ovviamente. Come vi rapportate a questa cosa? Nel senso, non c'è mai la paura che magari avere uno stile così diverso che necessariamente deve seguire l'artista possa far perdere l'identità a Calibro 9? Allora, guarda, noi cerchiamo sempre di mettere un sigillo, una cosa distintiva, che sia, che so, appunto da Noiz Narcos, Nitro, ad Annalisa e Fedez, no? Infatti ci chiamano magari per quella cosa che è un po' dark, un po' più filmica, un po' più poliziesca, rimanendo quindi è un po' sempre su quel genere, e cerchiamo di mettere sempre diciamo del nostro in questo. In Annalisa sempre dei colori dark, infatti poi magari per i video più, che so, più Barbie non ci chiamano, perché quindi cerchiamo di rimanere sempre questo, perché lo stile è come nasce Calibro 9, appunto i generi, no? Partiamo dai generi che vanno dall'horror, poliziottesco, western, e da sempre abbiamo messo questa cosa che ci, diciamo, distingue rispetto agli altri. Questo è. Sono d'accordo, poi magari il modo. Magari poi il modo di girarlo magari fa la differenza, però non sempre abbiamo carta bianca, quindi a volte ti dicono devi girare questo, e l'unica cosa che fa la differenza è come lo vai a girare, quella cosa super color così. Quindi niente, in ogni caso ci divertiamo, anche se ci danno da girare qualcosa che non ci piace, poi la giriamo come diciamo noi. Sì. Tipo, che so, Alessandra Amoroso, gli abbiamo messo un mezzo suicidio, no? C'è una tipa che poi è diventata famosissima, la ragazza, come Alice Pagani, che ha fatto Baby, lei era all'inizio, facciamo una ragazza che si sta per suicidare. Alessandra Amoroso fa, che so, il playback in mezzo a delle marionette che ricordano molto lo stile di Dario Argento, col rosso, col verde. Quindi anche in quello, diciamo, più pop, anche se c'è un balletto, ci adattiamo e mettiamo sempre del nostro, anche tramite le comparse, no? Mettiamo delle comparse scelte che sono un pochino più aliene, ecco, passami il termine. Quindi cerchiamo sempre di mettere del nostro. E a proposito sempre di diversità nei contenuti, no? Fabio, io ho notato che tu molto spesso, cioè parli quasi esclusivamente comunque dell'ambito nerd, geek, sei sempre sul pezzo per quanto riguarda Marvel, DC o anche semplicemente prodotti pop come la stessa Barbie, ma fuori dai tuoi canali, guardi anche altro, esplori il cinema a 360 gradi o semplicemente porti su schermo quello che ti piace e quello che fai. Ti sei mai sentito limitato nel non poter portare magari determinati contenuti? Oh, diciamo nì, essendo appassionato di cinema tutto tondo sì, molte volte mi interfaccio a film che magari parlarne sui vari social non avrebbero quel tipo di riscontro che magari robe più pop
vede sia appunto una Barbie, una serie TV Marvel di turno. Sì, diciamo che devo bene o male, ci sono delle canzoni incredibili nel frattempo, devo diciamo cercare di unire la mia passione appunto a un contenuto che possa avere un senso da portare. Poi comunque sì, diciamo che per esempio molto spesso cerco di recuperarmi anche cose che comunque io sono relativamente giovane, ho 25 anni, quindi comunque in questo momento sto recuperando delle cose, tipo in questo momento sto recuperando i Soprano, non è che mi metto a fare una rubrica, bellissimo, sono finito la prima stagione, sto godendo, non è che mi metto a parlare dei Soprano perché purtroppo non avrebbe quel tipo di riscontro, però appunto sto cercando anche di recuperarmi magari qualcosa di italiano, di italiana. Quindi sì, diciamo che devi, anche perché comunque è un lavoro, cioè sì, c'è sempre di mezzo la passione, è tutto partito da questo. Visto che stai dicendo stai recuperando i Soprano, tu che hai... No, non ti dico niente come finisce. Dato che stai recuperando i Soprano e hai un seguito, no, sui social... Perché invece non provi alle nuove generazioni di far vedere i Soprano anche piano piano, mettendoli tra Barbie e una Marvel, panna puntata dei Soprano? No, non ci sarebbe manco Breaking Bad, cioè non ci sarebbe niente. Quindi in mezzo fai un collegamento, che so, tra un episodio di Barbie che si collega, perché poi alla fine a Barbie che hanno fatto la presentazione del trailer era 2001 Odissea nello spazio, cioè geniali. Alzo le mani lì, quindi gli americani almeno ci provano tanto a far appassionare anche i giovanissimi al cinema, lo fanno con queste cose qui, quindi secondo me dovresti provarci pure tu. Grazie per il consiglio, lo terrò in no. Allora, la cosa è che lavorando appunto tramite YouTube, Instagram e TikTok, ma soprattutto sui video brevi, sugli shorts, che hanno robe tecniche, hanno un tipo di modo di appunto di diffondersi video completamente diverso, cioè l'algoritmo che decide come pompare il video e l'algoritmo decide di pompare i video con determinati argomenti, quindi è anche difficile. Io comunque ci provo sempre, magari nelle storiettine di Instagram, a dire: oh, sto vedendo i Soprano, raga, recuperate perché è una figata. Però è comunque difficile, appunto è un lavoro, quindi devi cercare di far coincidere la tua passione con robe comunque fruibili. Sarebbe in un mondo veramente, come posso dire, in un mondo ideale, io, mamma mia, cioè veramente consiglierei le robe più piccole, tipo ho visto ultimamente un film spagnolo tipo Balata triste de trompeta, ma come lo consigli una roba del genere, come la consigli? Quella è una delle mie reference principali per tutti i video di tutti i video di Calibro 9 hanno quella reference. Ecco, anche quelli che vedono i bambini di 5 anni. C'è il clown triste, il clown felice. Vabbè, diciamo, per chi non l'ha visto, è un clown che si fa il sorriso con il ferro da stiro bruciato in faccia, quindi quella è la referenza per i bambini di 5 anni, per Alessandro. Quindi tra poco esce comunque la serie di Alex Iglesias, se ne potresti approfittare. Da. Va bene. Sempre a proposito di gente che fa qualcosa riferito ad altri, come vedete voi che gestite sia musica che l'aspetto più cinematografico, più visivo, come vedete prodotti in cui magari c'è qualche musicista che esce un attimo dal suo ruolo? Cioè, io ho proprio due esempi opposti da farvi. Elodie, che con Pippo Mezzapesa, con Ti mangio il cuore, ha fatto un lavoro eccezionale, e Salmo, che con Blocco 181, sì, come la vedete voi questa cosa di un musicista che cerca di gettarsi in un altro ambito? Allora, vabbè, Elodie la conosciamo da una vita, da sempre, infatti ha fatto un sacco di parti nei nostri videoclip, recitava. Poi se mi passi il numero in privato magari. Quindi recitava già nei nostri videoclip fin dall'inizio, ed era già un
portatissima, cioè si vedeva proprio che ce l'aveva dentro l'arte, sia diciamo di recitare, di cantare, la mettevi davanti e già ti faceva un frame completo e eri super contento, quindi sono molto contento che poi è riuscito a fare un film con Pippo Mezzapesa, ha avuto tutto sto successo, meritato, felicissimo per noi tutti i pugliesi, credo, orgogliosi. Per quanto riguarda l'artista che si mette in mezzo, allora ci sono artisti, vi faccio un esempio tipo Rovazzi, lo faccio sempre, Fabio, sì Fabio, abbiamo fatto tutti i video tranne l'ultimo, abbiamo fatto tutti quelli più cinematografici. Fabio è uno che si mette, lo scrive e lo dirige diciamo insieme a me, quindi è uno che fa anche il regista. E lui anche lo vedi che comunque è portato, finisce il set, faccio un esempio, finisce il set, dopo 13 ore, 14 ore di set, lui si mette e monta e la mattina ti fa vedere quello che abbiamo fatto il giorno prima, quindi ce l'ha dentro. Altri, Salmo, Salmo anche lui, la verità, come ha fatto sempre dei video molto stupendi, è molto portato, ce l'ha. Poi magari a livello cinematografico non è sempre l'artista che si mette in mezzo, ma poi ci sono in mezzo anche delle cose di sponsor, magari ti offrono molto per fare quella cosa e ti metti in mezzo, ti metti in gioco, però appunto, come dicevi, blocco... 181 non credo, cioè non è una cosa che ha creato Salmo, ecco, lui è una cosa che hanno messo in mezzo, hanno fatto recitare, poi se la sceneggiatura non regge o qualcosa non regge, logicamente non c'entra l'artista. Ci sono molti artisti che ci danno mano libera e dite fate, mi affido a voi, fate che volete, e quindi partiamo da zero. Che so, uno dei video di Fedez che ha fatto più scalpore, abbiamo fatto un film horror. Abbiamo fatto un film horror dove c'era, siamo stati pure mezzi, cioè c'era il vescovo che voleva scomunicarmi, perché abbiamo girato in una chiesa vera, consacrata, e noi abbiamo messo un prete che tagliava le lingue ai fedeli, quindi tutto in fila ai fedeli, e che si facevano tagliare la lingua e il chirichetto le metteva in un piatto. Il chirichetto logicamente con gli occhi bianchi al contrario. Poi tutte le... e quindi poi il vescovo, dopo che ha visto sto video, cioè volevano scomunicarmi davvero, hanno messo, è riandato in quella chiesa, ha iniziato a fare la messa di consacrazione come se io avessi invocato il diavolo, cioè... però Fedez ci ha permesso di fare questa cosa, no? No, no, Fedez niente, è colpa mia, quindi... perché era il paese, era il mio paese, quindi la chiesa madre del paese, quindi il colpevole ero io, e niente, quindi farti capire c'è differenza, quindi gli artisti che c'è un bene quando l'artista in realtà sia si affida al regista, in più ha delle idee e sa che cosa vuole, ben preciso, perché così ti aiuta tanto, soprattutto magari per i videoclip. Voi avete lavorato solo con artisti italiani o anche esteri? No, no, me la dice al volo, perché passiamo per la domanda vera. Sì, abbiamo lavorato, come si chiama? Anastasia, Protogé, Jamaico, Alborosi, Anitta, guarda un sacco, ne abbiamo fatti da Gigi D'Alessio, vabbè, internazionale. Eros Ramazzotti non posso definirlo italiano, perché Eros Ramazzotti cioè, fa i sold out da tutte le parti nel mondo. Siamo stati a Los Angeles 4 mesi fa, era fatto sold out al Microsoft Theater, era una cosa pazzesca a Los Angeles. Quindi no, ne abbiamo fatti tanti, poi abbiamo iniziato soprattutto a lavorare ai live, quindi sui live poi si è conosciuto adesso da Shaggy, Snoop Dogg, Erika Badu, Skin, no? Ne abbiamo conosciuti vari, abbiamo lavorato con davvero un sacco di gente. Questa qui in realtà era la peridomanda per arrivare alla domanda vera a entrambi. Il rapporto, diciamo, la differenza che vedete voi, diciamo, tu Fabio un po' più da fruitore, no? Voi un po' più da addetti ai lavori, le differenze fra Italia e contesto internazionale,
le ultime, cioè le prossime produzioni italiane, sinceramente mi fanno cadere le braccia. Non so, hanno fatto. Io non sapevo che esistesse questa cosa. Ho beccato per caso la locandina al cinema di Avengers, la parodia delle Avengers. Anatar, la parodia di Avatar con le anatre, è roba che va realmente al cinema, non sto scherzando. Un matrimonio mostruoso, che è mostruoso soltanto la produzione di quella roba lì. E quindi come vedi tu in primis e poi vai anche voi, le differenze tra scena italiana, produzione italiana e invece contesto internazionale? Allora, ci sono due facce della stessa medaglia, perché se da un lato, allora io la cosa che odio del cinema italiano è proprio il non... ci avevano provato qualche anno fa a sperimentare, si è persa con questa cosa, e quindi paradossalmente la parodia degli Avengers, Anatar appunto con le anatre, la parodia degli Avatar... Cioè, paradossalmente è un sovedizzo good, cioè talmente tanto brutto che almeno apprezzo lo sforzo. Il problema proprio del cinema italiano è proprio questo cercare di, cioè, non voler neanche provare a sperimentare, perché ormai il cinema italiano è soltanto commedia o drammoni del cazzo, scusate il francesismo. Mentre invece qualche anno fa, vedi un Dogman, vedi un Smetto quando voglio, Il primo re, ci avevano provato a fare Veloce come il vento, che per me è uno dei migliori film degli ultimi anni, anche mettendo comunque con il cinema estero. Allo stesso tempo invece il cinema estero pecca di, anche qui, non voler sperimentare, di andare un pochettino più al sicuro, ma lì è anche una questione di, il mondo è cambiato post pandemia, la gente non vuole andare al cinema, la gente ha scoperto lo streaming, ha capito che dopo 2 mesi qualsiasi film se lo ritrova tranquillamente a casa, e quindi le major non possono fare altro che riproporre le robe che funzionano. Quindi il cinema evento, il film piccolino al cinema non lo vai a vedere, pensi subito vabbè poi me lo recupero in streaming, e quindi si va a vedere il blockbuster, si va a vedere il remake, il sequel, lo spin-off. E credo che comunque cambierà un pochettino la situazione, perché anche il cinema estero è in crisi, diciamo è un periodo un po' di crisi per tutti, perché appunto c'è stata la pandemia, ci sono stati vari scioperi, e quindi magari un film, prendo un esempio, un film comunque un blockbusterone tipo da 200 milioni, vedasi un The Flash, che ti fa altrettanti 200 milioni al box office, che è un flop della miseria. Vabbè, poi lasciamo perdere il cinema italiano, che non diffondono neanche qual è il budget dei film italiani, non si sa nella maggior parte dei casi, e anzi quando sappiamo il budget di un film italiano è perché è una manovra di marketing. Vedasi per esempio un come si chiama l'ultimo film che era costato tantissimo, di Sibiglia, Freaks Out, no di Sibiglia, Freaks Out di Mainetti, esatto, di Mainetti, che era costato tipo 12 milioni, e l'hanno detto perché un film italiano che ti costa 12 milioni dovevi dirlo, mentre per i film normali non lo dicono, perché non lo dicono, non gli conviene dirlo, non gli conviene dirlo. E quindi questo, diciamo che è un periodo di crisi e speriamo che si risollevi, perché voglio campare, quindi voglio lavorare. Voi invece? Guarda, penso che con le nuove tecnologie il cinema è un po' più alla portata di tutti, però in America, ma soprattutto all'estero, ci sono tanti film piccoli che diventano, no, delle, anche trash, Shark Tornado. Cioè Shark Tornado è partita una saga, ma è una cosa che viene da sempre, ragazzi, non è una cosa di adesso. La Troma ci ha fatto, no? La Troma Video, Lloyd Kaufman ha fatto, cioè, un patrimonio, ha fatto una casa di produzione che è diventato un cult negli anni. Quindi è una cosa che avviene da sempre. Ci provano come tutte, logicamente l'America ci prova, essendo che sono tanti, sono di più, riescono magari a volte a coinvolgere quell'attore che poi fa esplodere, diciamo, il film trash, ecco, che in Italia magari non avviene. Sono delle prove che magari si fanno in Italia, però il cinema italiano secondo me è un cinema che può andare ancora tanto. Vedi che so Pippo Mezzapesa con il film, no, che stavamo dicendo prima, ha un'estetica che è fortissima, quindi andare a giocare su quella cosa lì, dobbiamo puntare tanto su quella cosa lì, ed escono tanti film belli italiani, vabbè, Garrone è confermato.
parliamo di quelli più, no? Che so, stavo leggendo, che non l'ho visto ancora, però ne parlano benissimo, Disco Boy, è un film che ha vinto l'Orso d'Argento italiano, dicono che è bellissimo e c'ha un'estetica particolare, quindi secondo me il cinema italiano ha tanto da dare ancora e possiamo dare tantissimo. È d'accordo, produttore? D'accordissimo. E volevo chiedervi anche il vostro rapporto con Fernando Di Leo. Lo conoscevate già tutti, se avete visto i suoi film, se avete colto poi le sue reference in Tarantino e in tanti altri che sono venuti dopo? Mea culpa, non conoscevo Fernando Di Leo, me l'ha fatto scoprire proprio Giuseppe, il direttore artistico di questo festival. Sono giovane, scusatemi, ho ancora tanto da imparare. No, recupererò sicuramente, anche perché comunque Tarantino è uno dei miei registi preferiti, quindi sapere che stiamo parlando di un regista che ha comunque ispirato così tanto uno dei miei registi preferiti, sicuramente recupererò. Qualche titolino comunque l'avevo sentito, perché comunque qualcosa mi era arrivata, però devo ancora approfondire, lo ammetto, quindi lascio la parola a uno che è palesemente più esperto, anzi due che sono palesemente più esperti di me. Allora, vabbè, non ti voglio lasciare a bocca asciutta, ti faccio la domanda di riserva. Il tuo numero di scarpe? Dipende, perché allora 42, però tipo con l'infradito 43 anche, perché comunque c'ho una pianta abbastanza larga. Grazie mille. Ma cioè, ti hanno chiamato in questo festival, tu almeno furbamente vatti a vedere un film di Fernando Di Leo, no? Dici vabbè, almeno parlo di uno. Ma hanno chiamato, no? Troppo facile, sennò come faccio a fare le figure di merda? Cioè, scusa. giusto. allora, niente, logicamente ti spiego per farti capire quanto amo i film di genere. Nel mio film, ho chiamato un grandissimo regista, Ruggero Deodato. Ho chiamato Ruggero Deodato. L'anno scorso da noi è stato l'ultimo festival, la prima edizione del Fernando Di Leo Short Film Festival è stato l'ultimo festival a cui Deodato ha partecipato. È stato un onore. Un applauso per Ruggero che è mancato l'anno scorso. Niente, quindi ho chiamato Ruggero, ero super fan, sono riuscito a coinvolgere Ruggero Deodato, diciamo, nel mio film. Lui super contento, mi diceva: Mauro, io mi chiamano sempre, compreso Eli Roth o Quentin, per fare delle comparse, ma nessuno mi ha mai chiamato per dirigere una scena. Io l'ho chiamato per dirigere una scena di tortura. Lui era super felice di questo. Pensa che è arrivato da casa, da Roma, si è portato una, non ricordo come si chiama, comunque era un arnese per fare i buchi alla cintura, perché lui doveva torturare il tipo, gli doveva strappare la lingua con sta cosa, gli doveva fare il buco alla lingua, qualcosa. Quindi è venuto da casa con questo arnese, era super felice, e sul set era davvero, cioè, un bambino, era felice vederlo girare, cioè, c'aveva la pelle d'oca. Per farti capire, era felicissimo. Ho rivisto il cannibale Holocaust che era in lui, quindi è stato veramente una cosa bellissima. Quindi questo è per farti capire l'amore per il genere che poi abbiamo messo in tutti i videoclip, come dicevo prima, anche nei videoclip musicali. Fernando Di Leo, Milano Calibro 9, è stato uno dei... Sì, ci chiamiamo Calibro 9 per quello. E Ugo Piazza è uno dei miei personaggi preferiti, no? Gastone Moschin, quindi è un film davvero che forse ho visto 5-6 volte. Quentin ne è super fan. Ruggero Deodato mi raccontava tante cose di Quentin Tarantino, figurati. Quindi è stato amore subito. Poi tutte le produzioni, io mi sono fatto un ripassino logicamente prima di venire qui e mi sono mi sono visto uno dei ragazzi del Massacro, no? Che magari è la parte è uno dei film attualissimi, cioè è attualissimo.
racconta un po' delle, una specie di baby gang, no? Attuali, adesso si chiamerebbero baby gang, ma erano già delle cose che esistevano e lui le attualizza in una maniera impressionante. Quindi devi andare a recuperare tutti i film di Fernando Di Leo subito. Perfetto. Allora, siamo ormai in chiusura, diciamo, siamo all'ultimissima parte di questo Apericinema, e quindi per questo volevo in realtà fare un cambio posto per due motivi. Io volevo cambiare posto con il signor Leopardi, perché sì, voglio che ci sia questo botta e risposta, per prima cosa questo botta e risposta sulla questione produzione italiana e chi meglio del signor Leopardi ci saprebbe illuminare, e anche perché voglio sedermi accanto al signor Vallone, perché ho scoperto oggi che mia madre è sua fan, quindi ci facciamo un selfie adesso, cioè, principalmente per quello. Poi vabbè, c'è anche la questione Leopardi e quindi l'approfittiamo. Quindi un applauso per il signor Leopardi che mi ruba il posto. Ho sentito tutto, come sono completamente alla rovescia di lui, anche perché sono anziano e quindi le cose moderne purtroppo non le capisco molto. Quindi dico, per quanto riguarda il cinema italiano, è vero, è un disastro, ma è sempre stato un disastro, ha sempre stato. Poi abbiamo i periodi che gente che ci crede nel cinema, e abbiamo anche autori forti che vengono presi all'improvviso, e all'improvviso rinasce il cinema italiano. Ora è un momento di pausa, però io ci credo ancora. Certo che, come dicevi tu, occorre più serietà, e la serietà nel cinema non c'è mai stata, quindi speriamo che con la povertà si diventi un po' più seri. Però la tecnica nel cinema io non ci credo. Io credo, quando ne ho fatte decine di film, l'importante è la sceneggiatura, il rimanente è niente, perché la tecnica, tu fai il tecnico. Vediamo adesso i corti. Io odio i corti, perché o il corto dice una cosa in poco tempo, ma se tu fai un corto di mezz'ora, ma che cavolo mi serve? È un fallimento. Il corto deve essere un corto, deve essere un'idea che poi riprendo. Non so se rendo. Io ho inaugurato Venezia 20 anni fa con i corti di Scoli, ma mi hanno fatto il corto come dicevo io, tu mi fai un corto in 10 minuti, se no che corto è? E capito? Questo che adesso sto divagando, però sto dicendo, ci credo ancora, se ci credo io speriamo che i giovani. Ah, un attimo, io faccio sempre cose con i giovani, quindi anche adesso la cosa che farò su Verdi, la troupe non può avere più di 38 anni, quindi mi sembra una cosa. Questo te lo volevo dire. Poi la tecnica nel cinema si fa. Guarda, io guai con gli americani, ma poi mi adoravano perché pensavo all'italiano, non so se rendo l'idea. Io sono totalmente d'accordo, e anzi anch'io ci credo tantissimo. Per me il problema del cinema italiano non è dal punto di vista tecnico, quanto proprio della variare sul genere. Mi manca il film di fantascienza italiano, l'horror, ma non soltanto il poliziesco, magari qualcosa, un thriller, un po' un giallo, qualcosa di un pochettino un thriller psicologico italiano manca, secondo me. Si sta ristagnando, e io spero veramente, perché comunque qualche anno fa io ho visto una varietà bella importante a livello di cinema, cioè si spaziava, comunque c'erano le commedie, il dramma, dove noi comunque siamo forti, perché comunque noi siamo ancora conosciuti in Italia per grandi autori, Fellini, De Sica, comunque ci conoscono ancora per quello. Fernando Di Leo, ci ricorda? Mannaggia la miseria, Fernando Di Leo ovviamente. Scusatemi, recupererò, lo giuro. Manca quello, appunto, la sperimentazione, secondo me, e spero che arrivi anche per, appunto, avvicinare il pubblico, perché comunque l'italiano medio non va a vedere il film italiano, cioè al massimo se lo recupera in seconda battuta, non va in sala. Adesso ormai c'è la cultura dell'hype, del fomento per il film. Al cinema si va soltanto per il grande evento, e il grande evento purtroppo ora come ora è il film americano. E questo purtroppo è un peccato, perché comunque ci sono tante perle da scoprire, tipo Fernando Di Leo.
Appunto, quello che ti dicevo prima è che siete voi con i social a far salire quest'hype. Se prima i media erano altri, no? Che facevano salire l'hype di Fernando Di Leo, di Fellini, Lamberto Bava, Mario Bava ed altri, adesso siete voi che gestite i TikTok, i social, i media. Quindi se voi... Sì, se non entrate voi a gamba tesa con dei film che ci sono, gli horror buoni in Italia, solamente che non vanno magari al cinema, il distributore non lo compra, però se iniziano a martellare sui social, che siamo tutti sui social, quel film il distributore lo prende, d'accordo? Ti faccio un esempio. Giorni fa sono stato a Washington, che ho mie figlie che vivono lì. Ho un nipote che si è laureato e mi ha fatto vedere la parte nuova di Washington. Guarda caso, vedo un cinema. Io vedo un cinema. Vado a vedere il cinema. Secondo te, un cinema nuovissimo, fanno i film ancora in pellicola? Cioè, il cinema è vero cinema. E faccio, io cosa faccio adesso? Faccio il cinema e i miei film in pellicola. Perché bisogna anche avere un po' di umiltà di far vedere come facciamo i film e vedere che la gente crede in queste cose, no? Questo, non so se mi spiego, è un esempio di chi ama il cinema e i giovani amano queste cose, quindi bisogna un po' lottare. Io, è una visione molto utopistica, io direi, nel senso, perché comunque, cioè, il cinema è principalmente arte, però anche unita al commercio, cioè comunque qualcosa che viene comprata, e quello è... Purtroppo è difficile veramente anche insegnare al pubblico determinate cose, ad appassionarsi appunto a magari il cinema di... non dico di un altro tempo, perché comunque può anche essere un film fatto l'altro ieri, ma appunto un modo di cinema magari dell'altro tempo, di un altro tempo, è difficile. No, è difficilissimo. Però dovremmo essere ancora... Voi dovreste aiutarci di più noi, non so. Ti faccio un esempio. Ho fatto un film Belle al bar, che sembrava un film... allora andare a letto nuovo, due uomini, era impossibile. Eppure bisogna fare cose un po' nuove, ma poi la televisione che ce li devi dare i film, non che danno i film americani, i nostri film li scartano. Quindi è una lotta molto, molto... La Francia... sta andando benissimo col cinema, però la Francia, i film francesi vanno in prima serata, noi vanno in prima serata i cartoni animati della Walt Disney, cavoli, allora sono capace anch'io, no, bisogna invogliare anche la gente, non dico di fare tutte le sere un film italiano, ma un film buono italiano ci sono da dare in prima serata e non ne vedi mai neanche più. Questo è un po'... abbiamo la televisione che non crede più nel cinema, insomma. Andiamo avanti fino a domani? Grazie Fabio. Allora, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli ospiti, per ringraziare anzitutto Fabio Santoro, lo trovate su YouTube, TikTok e Instagram, nei fine settimana anche su Tinder, quindi mi raccomando seguitelo su tutti i suoi social. Ringrazio anche ovviamente Giorgio Leopardi, ringrazio Mauro Russo di Calibro 9 e Sandra Alfieri, sempre di Calibro 9, non vi dico di seguirli perché in realtà li seguite già, anche se non lo sapete, dal momento che producono praticamente l'80% dei videoclip musicali italiani. Ringrazio anche il signor Leopardi per il suo intervento, un applauso ancora ai nostri ospiti. E quindi, dato che la parte cinema direi che l'abbiamo ampiamente archiviata, possiamo passare anche alla parte aperi della serata, secondo me. E grazie ancora a tutti quanti e buona serata.